Russia ed è Russia. Putin è un grande politico che sta dimostrando in questa vicenda tutto il suo valore. Oh cazzo, c'ha ragione. C'ha ragione Putin, sì. È l'uomo più importante che ci sia oggi al mondo. È un Napoleone per quello che è ha vero, fatto. È vero. Perché è quello che sta facendo. È quello che ha creato i BRICS. Tu non c'hai idea di quello che. Cioè, esatto. Lo sai benissimo. Ma la gente non c'ha idea di quello che succederà adesso con sì, i BRICS. Non solo con i BRICS. A giorni, e con tutte le altre organizzazioni parte, escluse che fuori dalla NATO, fuori il 7 dalla. Luglio, sì. Il 7 luglio parte. Sì, esatto. Ma non è solo i BRICS. Sono tutte le altre organizzazioni certo. eurasiatiche certo. e americane centro-meridionali che stanno per, congiungersi tutto il BRICS. Gli americani hanno due opzioni, o stavolta senza spudorati casus belli impostati dal cazzo che non prenderebbero, non convincerebbero nessuno, prendono autonomamente la decisione di fare la terza guerra mondiale. Sì, esattamente. Oppure se la prendono nel culo riccamente e mollano l'Oriente. Esattamente. E subito dopo mollano l'Occidente. Esattamente. È automatico. Vedete fra poco cosa succede in Turchia. Adesso andiamo avanti. Gli danno del dittatore. No, scusa, ma lui ha il popolo dalla sua parte. Allora, cosa che... Certo che ha il popolo dalla sua parte. Il popolo sta sempre con chi sta a favore del popolo. Ma certo. Quale dittatore? Dittatore sei tu, Renzi, testa di cazzo, che non sei stato eletto da nessuno. Che servo del popolo. Papa. Che affami il popolo. Affami il popolo. Nessuno ti ha eletto, no, dittatore Renzi, volevo tornare un dittatore attimo. È Monti, dittatore è Napolitano, e Draghi, questi sono Draghi. Draghi, questi sono quelli che comandano senza il consenso popolare. Putin vive sul consenso popolare, assolutamente è il contrario, ma a scalzoni delinquenti, come la classe dirigente inglese, prima, durante e dopo il secondo conflitto mondiale, come la classe dirigente americana, composta esclusivamente da pirati, da delinquenti e da finanzieri. Da sempre. Da sempre. No, aspetta un attimo, ti volevo dire una cosa. Tu sei mai stato invitato dall'associazione culturale giapponese in passato? Sì, io sì. E a sempre. Che proposito? No, perché l'ho sempre frequentato. A che proposito? Vari motivi? Ma com'è che t'hanno chiamato invece per un motivo geopolitico? Quel motivo geopolitico, perché anche adesso proprio hanno cominciato a sganciarsi. Anche loro e le isole che adesso sono contese, sì. Perché sì. Sono contese? Sì. Come mai proprio adesso? L'abbiamo già detto, questo è una cosa che abbiamo già detto. Andiamo avanti. Se da ingrati non capiamo la sua politica, questo è quello che ha detto Albano, se da ingrati non capiamo la sua politica in Ucraina, poi è giusto che ci dica attenti, ho la Russia in mano. Certo che ha la Russia in mano e cioè noi siamo contenti che abbia la Russia in mano. Meno male. Albano, i ricchi e i poveri. Riccardo Fogli, Adriano Celentano, idoli da quelle parti. Ma cazzo, ma vi rendete conto che i nostri cantanti sono quelli maggiormente presi in considerazione della popolazione russa? Che vuol dire che hanno gusti analoghi ai nostri? 400 milioni di persone che considerano. No, diciamo 250. Vabbè. Fa una cosa e un'altra, metti tutta l'Ucraina. Ah, metti anche i satelliti esattamente, dell'Unione Sovietica. Cioè l'Unione Sovietica. 400 la struttura. Sì, allora sì. Ma vi rendete conto che i nostri cantanti sono. Ma quando. Ma tu lo sapevi che c'è al confine con la Mongolia uno stato esclusivamente ebreo? Cazzo, l'ha voluto Stalin. Ah, lo sapevi? Ma voi che lo sapete. Ma lo sapranno loro, no? Che non lo sa. Non lo sa niente nessuno. Che bisogno c'era della Palestina? Allora. Allora ricordiamoci che al momento opportuno chi è Stalin e perché è emerso Stalin? Indovina un po' chi è? Allora, Stalin, che era un prete, e che è soprattutto un prete godereccio, ma un prete della Chiesa ortodossa, quindi non questi trafficanti da quattro soldi qua. Fu incaricato da Lenin di fare uno studio sulle nazionalità delle presenti nel territorio dell'Unione Sovietica. Ecco dove è emerso Stalin.
E ricordiamo quello stato la sua ricerca, e lui è stato da lì quella nasi, la catapulta che poi l'ha proiettato. Esattamente, al poi quello è stato il punto di partenza, però dietro ancora c'era una presa di coscienza precisa e una conoscenza precisa delle varie etnie che si contendevano in quel momento la supremazia e la egemonia nell'Unione Sovietica. Mi fermo qui. Se volete andare a vedere la vera ragione delle purghe staliniane del 1935-36-37, andate a vedere lì e vedrete lo scritto di Stalin, è facilmente reperibile, si trova anche su internet. Proseguiamo. Sono il nostro ultimo canale, dice tutti questi, Albano, i ricchi e i poveri, Riccardo Fogli, Adriano Celentano, sono il nostro ultimo treno per Mosca. Approfittiamone, tutto ciò che è troppo penoso per essere detto può essere cantato. Gratta gratta, la soluzione Albano, sponsorizzata da Rai 1, che venerdì sera ha riproposto la mitica reunione moscovita tra Albano e Romina, benedetta dal coro dell'Armata Rossa, ci permetterebbe. È vero, c'era l'Armata Rossa, l'ho visto nello spettacolo, molto capre, bello. Sì, di salvare capre e cavoli, import ed export. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità. Allora, siccome si tratta di cantare, io vi voglio dire che durante le sanzioni che furono fatte in Italia furono cantate molte belle canzoni. Miriade. È stato uno dei periodi più prolifici tra le canzoni napoletane e quelle in lingua italiana. Una di queste era "Ma cos'è questa crisi?" E l'altra, per dire quanto erano strafottenti la gente che gli italiani. Scrive, io mi diverto tanto quando c'è Giorgio perché mi fa ridere. C'era... E poi c'era un'altra che è bellissima, invito i nostri amici di andarsela a sentire perché c'è tutto, e dire, era fatta così: sanzionami questo, sanzionami quello. Ma vi rendete conto, cari amici, la sprezzante ilarità, ironia. Tranquillità, serenità, giovanilità di questa gente che rideva dietro alle sanzioni che lor signori, cioè gli usurai, e nonostante le sanzioni abbiamo avuto un incremento del 10% l'anno in quel periodo lì, abbiamo costruito case per tutti, esattamente, strade, bonifici, stazioni ferroviarie, prefetture, ministeri, certamente. Allora, e con questo concludiamo questa interessante disanima della politica italiana attraverso quello che scrivono i mainstream, e questo è la domenica 7 settembre 2014, Corriere della Sera. Da Mani Pulite a Chi sbaglia paga, l'amore infranto tra sinistra e toghe. Oh, cari amici, qui il discorso è grosso, l'amore infranto tra sinistra e toghe. È successo qualcosa. Allora, attenzione, perché le cose le dobbiamo dire. Caselli, è stata la politica a delegare. Spataro, vedo solo marketing. Clima nuovo, all'origine della lunga trazione, la questione morale evocata da Berlinguer. Oggi lo slogan... Lo raccomando, appunto, ricordiamo chi era Berlinguer, la famiglia Berlinguer. Glielo diciamo, lo sappiamo, i nostri amici, andate a vedere quello che scrive e che ha scritto per lungo tempo uno che ce lo intendeva, cioè Napo Libera, che sapeva esattamente chi era questa famiglia di infami. Oggi lo slogan lanciato da Renzi suona come la fine di ogni sospetto di collateralismo, cioè il collateralismo tra la magistratura e il Partito Comunista Italiano. Ci sono tre frasi che devono essere lette. Michele Emiliano, il partito dei giudici mai esistito. La sinistra anche al governo soffriva i pubblici ministeri. Infatti lo vediamo tutti i giorni. Donatella Ferranti, autonomia dei magistrati e obbligatorietà dell'azione penale, principi intoccabili. Beh sì, infatti lo vediamo quanto è intoccabile. Oggi ci hanno chiamato, e facciamolo vedere, farlo vedere, è perché le denunce che abbiamo fatto negli ultimi due o tre anni, che erano state
diciamo, tutte accorpate in un unico procedimento di inchiesta, oggi ci è arrivato perché... Contrignoti! Il fatto... Allora, questo è di Giorgio, ma a giorni mi arriverà anche a me. Esattamente. Dunque si dice, il pubblico ministero, dottor, mo si può dire il certo, nome, cazzo, tanto, Erminio Amelio, Erminio Amelio è quello... Non è Erminio Macario, è Erminio Amelio. Amelio. Ma lui... tutti hanno sbagliato, Erminio Macario ma è un dottore molto serio. Lui è quello dell'Italicus, è quello dell'aereo dell'Italia, è sempre lui. Fidati. Allora, che dice, allora, le nostre denunce fatto contro... Berlusconi, Prodi, quello stronzo di Napolitano, Amato, Befera, D'Alema, Befera, Ciampi, Draghi, eccetera. Istigatore al suicidio. Perché nei confronti di ignoti, sono ignoti, cioè ci hanno eliminato le nostre denunce d'un colpo perché contro ignoti. Io non lo so. Cioè, bisognerebbe andare da quel tizio lì, da questo procuratore qua, e spero che ci denunci, così perlomeno entreremo nel merito del perché noi lo diffamiamo, perché lo non dico, c'è da diffamare nessuno, è uno stronzo. È un testa di cazzo rifatto. Un personaggio che si permette di scrivere queste cose, noi lo sappiamo bene perché l'ha fatto, perché se avesse detto... che non c'era luogo a procedere o altri motivi, non, noi avremmo potuto fare ricorso al procuratore generale e quindi per forza incardinare il procedimento. E invece così, essendo contro ignoti, con chi te la vuoi pià? Appunto. No? Come, ma in realtà le persone che noi abbiamo denunciato come esseri umani sono ignoti, non esistono, non sono esseri umani, sono merda rifatta. Per noi sono sottospecie di merda, sterco rifatto, sputo di piattola, va bene. Però possiamo entro 20 giorni presentare il ricorso al procuratore, comunque. Ma comunque l'operazione l'abbiamo capita, capito? Loro, questo personaggio qui... Però vedi, bisogna dire che questa volta sono stati un po' più, diciamo, si sono un po' più dilungati nella spiegazione, perché delle volte invece ci arrivano delle comunicazioni semplicemente sì, che il fatto è archiviato. Erano denunce talmente gravi che non, almeno un foglietto di più, capito? E poi me l'ha mandato per il tramite della polizia a Roma Capitale, capito? Che abbiamo denunciato. Che vabbè. Buffoni. Grazie mille a tutti per il sostegno. No, facciamo il ricorso, noi facciamo il ricorso. Sì. Facciamo le richieste al procuratore generale. Esattamente. Vediamo se qualcosa esce fuori. Proseguiamo su questa cosa, sulla magistratura, perché questo per me è importantissimo. Le persone che ci sentono sono per lo più dei giovani e queste cose non le conoscono, ma noi le conosciamo. Emanuele Macaluso, devo dire che Emanuele Macaluso tra i comunisti è il meno idiota, è una persona molto seria oltretutto. MD, cioè Magistratura Democratica, nacque come reazione al Porto delle Nebbie contro una magistratura asservita alla DC. Non è vero. Ma manco per niente, infatti. Allora, noi sappiamo perfettamente che nel 1943, con l'avvento del regime del re Travicello, parlo del Regnicolo del Sud, dove se la passavano tra il re Travicello, no? Sciaboletta, che Ezra Pound chiamava mezzo feto. Io non me la ricordavo più, sì, vero? Mezzo feto e Umberto II un feto totale. Che sì, la mamma... perché era un giuggiolone, ma feto, a livello di feto pure quello. Un giuggiolone, capito? E ci fu un'infiltrazione della magistratura, di cui subiamo le conseguenze anche oggi, da parte della massoneria, della mafia e del Partito Comunista. Nel caso specifico della mafia, essendo buona parte dei magistrati di oggi ancora mafiosi, legati strettamente alla mafia, noi sappiamo perfettamente come questa infiltrazione avveniva. Cioè, la mafia prendeva in anticipo, ha preso in anticipo, dei giovani molto intelligenti, li ha fatti studiare, li ha fatti laureare in legge,
dopodiché l'ha fatti entrare in magistratura, quando oggi si dice che buona parte della magistratura è in realtà massomafia, si dice la verità. Quindi, se la magistratura ha agito, e io mi ricordo che ancora negli anni 50, e soprattutto a Roma, nel campo penale e soprattutto nel campo politico, la faccenda era molto difficile, perché c'era un magistrato di destra per 99 di sinistra. E allora, se tu eri un attivista di destra del movimento erano grassi e ti beccavano questi qui, eri per forza condannato. Io ricordo, ricordo un'altra cosa importante, ricordo che qualche anno fa Berlusconi in una delle sue esternazioni disse: non mi hanno permesso di governare. È vero, perché che cosa è successo? Quando Berlusconi è andato al potere e ha avuto la maggioranza assoluta, l'unica forza che lo contrastava è stata la magistratura. Infatti l'hanno subito inquisito, l'hanno arrestato, addirittura. Esattamente. Arrestato mentre stava parlando a un convegno internazionale. È arrivato appunto, più che arrestato, una notifica. Così era un ordine d'arresto. L'hanno arrestato immediatamente lì. Era a Caserta. A Caserta gli è arrivato. A un congresso. Era il G8. Era il G8 a Caserta. Gli è stata consegnata una notifica, non ricordo più qualche cosa, e mentre era a Caserta. Ovviamente gli altri si sono fatte le masse risate, perché gli altri non è che sono dei coglioni, quelli degli altri paesi sapevano perfettamente cos'è la magistratura italiana, no? Ricordiamoci che la magistratura italiana è quella che ha permesso che oggi il 72% dei procedimenti penali finiscono a vuoto. No, ma è quella in estinzione, è quella, 72%. È quella magistratura che invece quei processi che vengono portati a compimento per arrivare all'ultima fase, cioè quella della Corte di Cassazione, ci mette circa 16 anni. Con un costo di circa 450 milioni di vecchie lire. Esattamente. Per ogni condannato in via definitiva. Esattamente. Detto questo, mi pare che abbiamo detto quasi tutto. Questo è l'ultimo numero di Panorama. Questo è molto bello. Emergenza immigrazione, la penisola del tesoro. Andatevelo a prendere, a vedere chi è che vuole l'immigrazione, perché vogliono l'immigrazione. È perché fanno i tesoretti, è normale. Fanno i soldi sull'immigrazione. Sì, sì. Ricordatevi, cari amici, che non c'è niente che non abbia dietro un progetto delinquenziale economico da parte della classe politica economico o finanziario. Allora qui è bello, a sua insaputa. Allora, Marino non sapeva niente, no? No. 6 assunti direttamente da Marino sono coinvolti in Mafia Capitale. Li ha assunti lui personalmente. È scemo demente, quello lo sappiamo. No, sì, ma scemo, fino a questo punto è difficile. No, come i scemi delinquenti, no? Quello, ecco, questi vorrei. Ha detto che andrà avanti, oggi ha detto che andrà avanti fino al 2023. Sì. Aspetta, e che la destra deve andare nelle fogne. Sì, nelle fogne, la destra nelle fogne, mi fa piacere. Ma che quella destra lì vada nelle fogne. Ci abbiamo tutto il piacere possibile. Esattamente. È il suo posto. Ma che Marino non debba andare nelle fogne anche lui. No, che fogne? Nei cessi, nelle latrine, a testa in giù. È indicativo il tenore morale del tanghero, no? Sì. E cioè va, il tanghero. O il tanghero, come vuoi. No, tanghero è quello che balla il tango. È anche tanghero. Il tanghero invece è uno che rompe i coglioni in continuazione. Però è la radice è la stessa. Esattamente. Allora, quello che invece è importante è che alla manifestazione di qualche giorno fa di quelli contrari al transgender, a favore della famiglia, dei gay è andato con tanto di striscia tricolore su una maglietta bianca che non so che cazzo d'onore significa quello, no? Esattamente. Cioè, tu dovresti andare in giacca e cravatta, no? Quando porti la striscia, quando porti la striscia tricolore, sì. Se no vai in maglietta quando cazzo le pare, ma senza striscia tricolore. Ma addirittura invece nel giorno del Family Day non si è proprio visto. Esattamente. E da quell'altra parte. E da che parte è saluto? Mi sembra chiaro.
e da quell'altra mi parte. Mi sembra molto chiaro. Andava a strofinarsi il culo con questi suoi amichetti e non poteva Family Day andare, capito? Allucinante. L'ultima cosa, questa va fatta vedere perché appunto, cari amici, 490 milioni la cifra che il governo potrebbe regalare a Roma per il giubileo. 400 milioni di euro. E allora, quante volte abbiamo detto noi che quel grandissimo Papa che si è inventato il giubileo, il giubileo l'aveva inventato per vil danaro? Eh sì. Per vil danaro. Hanno raccolto stramiliardi di miliardi di miliardi di miliardi questo progetto. La bancarotta nascosti nei conti, sentiamo un po'. Nel marzo 2008 si decise di ripianare 13 miliardi di passivo, ma da allora la situazione si è ingarbugliata e continua a peggiorare. L'incredibile storia del buco infinito del Campidoglio. Se mangiano tutto. Adesso si sono inventati la presenza dei falsi, perché questi sono falsi, buona parte dei cosiddetti extracomunitari che arrivano in Italia sono falsi. Anche. Arrivano, gli cambiano il nome, gli danno dei soldi, li fanno rigirare, ritornano da qualche parte, risalgono sulle barche, sono barche che è molto... Se voi vedete le fotografie di quelle barche, ma voi pensate veramente che quelle barche hanno fatto la traversata da dalla sole. Libia all'Italia? Ma voi veramente lo pensate? Ma no, molte volte sono sì. Montaggi fotografici. Ma no, ma molte volte sì, dai, non sempre, dai, non ma vorrei scherzare. Una barca tutto. Fatta per 10 persone ci sono 500. Ma sì, siamo seri. Ma certo, questo è sensato. Allora, lì si vede. Cari amici, voi non avete probabilmente l'abitudine che avevo io, perché fino a qualche anno fa, fino a 20 anni fa circa, quando andavi nelle fiere, ti facevano delle fotografie con, non so se tutto... I dépliants. No, delle fotografie. Perché fare? Allora, ti facevano delle fotografie dove c'era uno scenario. Uno scenario dietro la testa. E tu apparivi lì, come se fossi in quella... E poi sotto ce n'era un altro. Dopodiché risultava che tu stavi lì alla guida di un aereo. Ah, ok. Avete capito? Allora, voi andatevi a vedere queste fotografie. Sono fotografie fatte con questo schema. Dietro c'è uno scenario. Metti tutti questi dentro e sotto... c'è una foto di una barca. Ce n'è uno del Family Day immondizia, sì. con Giovanardi seduto in mezzo all'immondizia. È rimasto un sacco di immondizia. Con Giovanardi lì. Carina. Allora, ritorniamo a noi. Nel marzo 2008 si decise di ripianare 13 miliardi di passivo. Ma da allora la situazione si è ingarbugliata e continua a peggiorare. L'incredibile storia del buco infinito del Campidoglio. E voi vi chiedete per quale ragione un sant'uomo, veramente una persona buona, che è andato lì oggi, proprio oggi, ieri, a Torino, a chiedere scusa. Hanno intervistato pure di il Frandolcino. Pastore Valdese, sì. Così gli fa onore per sì. dire sì. che doveva dire. Ma anch'io te vengo da te, te brucio e fra 200-300 anni il mio erede chiederà scusa. È una bella cosa. Paga, no? Incomincia col pagare. Dice, ma io i soldi non ce l'ho. Ma come perché ce l'ho? Allora, voi sapete la storia del fallimento della Città del Vaticano. La Città del Vaticano stava per essere... io l'ho già fatta vedere un'altra volta, stava per essere commissariata, perché il buco della Città del Vaticano è veramente molto grosso. 44 milioni di euro. Allora non si capiva ancora adesso. Dove cazzo? Alla fine, siccome, capito, gli girava, capito? Hanno trovato, dice, ma erano qua, erano là, erano su, erano giù, li hanno trovati questi soldi. Ma come, prima non c'erano. Adesso li trovo. Ma ci siamo sbagliati nel fare i conti. Ma raccontatela a Gesù Cristo, andatela a raccontare alla Madonna, capito? Che forse vi crederà. Ma perché? Dalla di intendere al Cristo, c'è la canzone.
dalla di crederà Cristo che forse ti crederà. Più di così che gli ho detto. Senti, ma tu mi dovresti spiegare, a loro, quelli che ci vedono, perché mai una religione dovrebbe avere il possesso di uno Stato? Oltretutto. Cioè, i buddisti hanno uno Stato? È naturale. Sono diffusi. Gli induisti hanno uno Stato? C'hanno uno Stato. Sono diffusi in i protestanti hanno uno Stato, anche se direttamente. Vabbè, però, cioè, ma perché una religione deve avere uno Stato, uno status di Stato? Esattamente. E quindi andare a rompere il cazzo in giro per il mondo? Pretendere di dettare legge all'ONU. All'ONU, esatto. Fra tutti, e dove si presentano tutte come le Stato altre e non come religione. E tutte le altre organizzazioni mondiali, non ce lo scordiamo. Capito? Esattamente. Quindi, insomma. Ragazzi, non potete fare altro che recarvi, prenotare la visita alle sette chiese. Quando ci sarà il giubileo? Il classico, il giro delle sette chiese, come si dice a Roma. Esatto. Ho fatto il giro delle sette chiese, come dire, ho dovuto girare per mondi, per valli, monti, eccetera, eccetera. E invece sono le sette chiese canoniche. Esattamente. Le sette chiese basiliche. Questo giro ve lo consigliamo. Intanto qualche chilometrino vi farà ridurre, fa sempre bene. Poi un'offerta per ogni chiesa, ben inteso, un obolo. Ogni volta che entri devi pagare, sennò come cazzo ci vai in paradiso? No. Dopodiché, cari amici, ritornate alla vostra città, sarete santificati e avrete la sacra purificati. La sacra può capitare anche che incontri per caso chi? E non so, ma perché non incontravano quando Cristo è risorto, non incontravano per caso lì a Emmaus. Vai a leggere la storia della risurrezione, lo incontravano e non lo riconoscevano, cazzo. Troppo allora, trasfigurato guarda, dalla sofferenza. Cari amici, questa è la cosa più bella. Ma come non lo riconoscevo? E a lui, cazzo, come fai a dire che era lui? Passiamo all'altro, dai. Io con questo chiuderei, almeno per il momento. Ciao, alla prossima.